Diamo tutto in scena, diamo le pronte in sartoria, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto la sua, alzi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non mi va come vi guardo. Non vi guardo. Non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Buongiorno, mi chiamo Lilia Trapani e sono un casting director e questo è il nostro studio. Casting è un termine che non ha un corrispettivo in italiano, deriva dal verbo inglese to cast, che significa assegnare le parti, ed indica il processo volto alla formazione del cast, ovvero quell'insieme di attori, o a volte anche non attori, che interpretano i ruoli di un prodotto audiovisivo, che si tratti di un film o di una fiction o anche di una pubblicità. Il processo di casting si svolge in fase di preproduzione prevalentemente e a volte è anche la premessa necessaria perché il film si faccia. Infatti bisogna trovare degli attori che garantiscano contemporaneamente un livello artistico del film, ma che rispettino anche le esigenze di mercato, ovvero la distribuzione. Se non si trovano questi attori è possibile che i finanziamenti vengano a mancare. Ma tutto questo discorso varia molto a seconda del tipo di prodotto a cui si sta lavorando, se si tratta di un film d'autore o di una fiction televisiva oppure di un film di cassetta. Dunque, detto in maniera molto sintetica, il casting director è colui che deve trovare gli interpreti giusti per ogni ruolo del film, ovvero quegli interpreti che daranno valore, anima e corpo a un ruolo che per il momento si trova solo sulla carta. E per fare questo il casting director deve conoscere ovviamente approfonditamente gli attori, deve saperne valutare le potenzialità, le capacità, deve avere una sensibilità artistica, un intuito psicologico ed essere anche a conoscenza di quelle che sono le esigenze di mercato. Adesso vi illustrerò come si svolge il nostro lavoro. Tutto comincia con la lettura della sceneggiatura. Un tempo ce le fornivano cartacee. Oggi invece ce le mandano ovviamente via internet e di solito sono watermarked, ovvero hanno il nostro nome in filigrana e sono coperte da una clausola di riservatezza. Per la pubblicità invece di solito forniscono uno storyboard, ovvero una specie di fumetto dove le varie inquadrature del film sono disegnate in sequenza. Esaminiamo passo passo la realizzazione del casting di un ipotetico film. Come abbiamo detto, iniziamo con la lettura della sceneggiatura e mentre leggiamo ci appunteremo tutti i vari personaggi che incontriamo e le loro caratteristiche, l'età, l'aspetto fisico, le caratteristiche psicologiche, tutte le informazioni che riusciamo a estrapolare dalla lettura della sceneggiatura. Dopodiché passiamo a una fase molto importante, ovvero il confronto con il regista. Il regista ci dovrà illustrare la sua visione artistica del film e ci dovrà raccontare come immagina questi personaggi. Così avremo tutta una serie di nuove informazioni da aggiungere alla nostra cast list. Seguirà il confronto col produttore, il quale a sua volta ci dirà quali sono le esigenze produttive del film e qual è il budget in base al quale noi possiamo sapere quali attori proporre e quali no. Normalmente per i ruoli di protagonista il produttore desidererà avere dei cosiddetti nomi, ovvero degli attori popolari che garantiscano poi un successo al botteghino, ma gli attori molto popolari di solito sono costosi e anche molto impegnati, quindi bisognerà riuscire a trovare la chiave per risolvere questo problema. Terminata la cast list con tutte le informazioni, passiamo alla fase di ricerca degli attori che vogliamo proporre per i vari ruoli, in base alle loro caratteristiche fisiche, psicologiche e anche in base alle loro qualità attoriali. È ovvio che più complesso sarà il ruolo, più dovranno essere bravi gli attori. Io inizio sempre la ricerca sul nostro database, un database che abbiamo sviluppato già da molti anni e nel quale posso inserire l'età,
le caratteristiche fisiche ed altre caratteristiche che ci potranno fornire una prima lista di nomi da prendere in considerazione. Allora, nel database possiamo inserire una serie di parametri che ci aiutino a fare una ricerca il più mirata possibile. Ad esempio, possiamo cercare a Roma una ragazza, diciamo fra i 20 e i 40 anni, africana, afroamericana, proviamo a vedere che cosa ci dà. Via. Proviamo. 44 ragazze che corrispondono a questi parametri. Adesso si tratterà di vedere quale va bene per noi. Questo è il momento di ricorrere alla collaborazione con gli agenti. Gli agenti sono coloro che rappresentano e promuovono gli attori. Mentre noi casting director dobbiamo trovare l'attore giusto per un ruolo, gli agenti devono trovare il ruolo giusto per i loro attori. Gli mandiamo dunque la nostra cast list e loro ci proporranno quelli dei loro attori che ritengono corrispondere alle esigenze dei nostri personaggi. Fra la lista ricavata dal nostro database e le proposte degli agenti avremo dunque una ampia scelta di nomi fra i quali selezionare quelli che effettivamente vogliamo proporre a regia e produzione e ai quali vogliamo fare un provino. Arriviamo così alla fase clou di tutto il processo, quella dei provini. Recentemente si fa spesso ricorso all'autoprovino, ovvero l'attore a casa propria si fa riprendere mentre fa la scena e poi invia il filmato al casting director. È un sistema molto utile in un periodo come questo di distanziamento sociale o anche se l'attore si trova in una sede diversa da quella del casting director, ma lascia sempre molto a desiderare, sia da un punto di vista tecnico, sia perché viene a mancare il momento chiave del rapporto fra casting director e attore, ovvero quando il casting director in sala provini dirige l'attore, gli dà delle indicazioni, gli può far cambiare un'interpretazione che non ha ritenuto idonea. Quindi il processo di self-tape può servire come una prima selezione, ma dovrà essere sempre seguito dalla verifica di un provino in sala. Ed ora vediamo come si svolge il provino. Scusate la mascherina, ma per i provini è necessaria. Abbiamo qui Jessie Perry, una giovane attrice che è venuta a darci una mano per darvi una dimostrazione pratica. Ciao Jessie. Ciao. Aspetta un attimo, vado a preparare la sala provini e ti chiamo. Eccoci in sala provini, pronti. Dovrebbero esserci con me in teoria un cameraman e una spalla, ovvero un attore che dà le battute, però per oggi ce la caviamo come siamo. Allora, Jason è pronta, si è già tolta la mascherina e adesso la siamo. Prego Jason, vai al segno. Ok, perfetto. Allora, guardando in macchina mi dici per favore il tuo nome e cognome. Ciao, mi chiamo Jaslyn Perry, sono metà australiana e metà cinese della Malesia e ora abito a Roma lavorando come attrice. Perfetto. Allora ti è chiara la scena? Hai capito tutto il meccanismo? Tu stai accompagnando questo signore cinese che non conosci, gli fai da guida, da interprete e siete andati a cercare una ragazza ma scoprite che non è la ragazza che lui cercava e lui ci rimane molto male. Ok? Allora tu preghi la ragazza di allontanarsi e poi gli chiedi spiegazioni. Quindi c'è il momento quando parlo con Ninlu, in quel momento e cambio in un modo di vedere Ninlu? Sì, capisci che c'è qualcosa che non era così semplice come avevi pensato tutta la situazione, che c'è qualcosa che non ti è chiaro, che non hai ancora capito. Quindi cambio il mio sguardo. Sì, cioè, quindi esatto, prima, okay. Esatto, ti incuriosisce di più quest'uomo, cioè un mistero, ok? Pronti? Ok. Azione. Ci può scusare un attimo? Grazie. Ninlu, io credo ora sia il momento che tu mi spieghi chi stai cercando esattamente. Solo così potrò aiutarti. Sto cercando mia figlia. Sono 10 anni che non la vedo né la sento, da quando le cose tra di noi si sono messe male.
Non te l'avevo detto, perché... Perché... Perché non volevi perdere la faccia. Stop. Ok, molto bene, Jessie. Ma io vorrei cambiare una piccola cosa nel finale. Cioè, vorrei dirti, tu sei stata un po' dura adesso quando gli hai detto che non volevi perdere la faccia, potresti anche essere un po' quasi Sì, perché sono un po' un po' scocciata, no? scocciata. Perché... Invece ti accorgi, mentre lui ti parla, ti accorgi che lui sta soffrendo, che ha una grossa Certo. emozione dentro di cui tu non eri a conoscenza, e Certo. quindi glielo dici con dolcezza, con un Ok. sorriso anche un po' incoraggiante. Ok. Va bene, Va perché lo vedi bene. proprio avvilito, ok? Sì. Pronti? Pronti? Partito e azione. Ci può scusare un attimo? Grazie. Bindu, io credo ora sia il momento giusto che tu mi spieghi chi stai cercando esattamente. Solo così potrò aiutarti. Sto cercando mia figlia. Sono 10 anni che non la vedo né la sento, da quando le cose tra di noi si misero male. Non te l'avevo detto perché... Perché non volevi perdere la faccia? Una volta terminati i provini, li rivediamo e decidiamo quali proporre a regia e produzione. Se abbiamo fatto un buon lavoro di preselezione prima dei provini, probabilmente li presenteremo tutti o quasi tutti. Regista e produttore a loro volta guarderanno i provini e selezioneranno gli attori che gli sembrano più interessanti. Può darsi che già in questa fase decidano quali saranno gli interpreti del film, ma molto più probabilmente si ricorrerà a una seconda fase, quella dei callback, ovvero verranno selezionati gli attori più interessanti e verranno richiamati per un secondo provino, possibilmente in presenza del regista. Il regista avrà così possibilità di verificare di persona come si trova a lavorare con quegli attori, come rispondono alle sue indicazioni di regia e se effettivamente gli sembra che siano giusti per arricchire e concretizzare il personaggio. Chi otterrà la parte? In ultima analisi, quello che cerchiamo è quell'attrice o quell'attore che valorizzeranno di più il ruolo, che lo arricchiranno. Sappiamo tutti che molti attori possono andare bene per un ruolo, ma uno solo è quello che è perfetto. Se riusciamo a trovare quell'attore, se quell'attore verrà scelto, possiamo dirci soddisfatti del nostro lavoro. A questo punto non ci resta che comunicare agli attori che sono stati scelti e potete immaginare che questo è il momento più bello di tutto il processo.